Paolo Zamboni è un medico, è un accademico dell'Università di Ferrara ed è un luminare della ricerca, un pioniere, come tutti i pionieri qualche volta non capito. A lui si deve la scoperta di una sindrome, l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, che è una cosa complicatissima, lei ci spiegherà, ma so che è causa di molte malattie neurodegenerative gravi, dal Parkinson, l'Alzheimer, ma soprattutto la sclerosi multipla. E questa sua ricerca, insomma, la molla di tutto è stata l'amore. Posso dire così? Ma sì, sì, assolutamente sì. Cioè è diciamo una scoperta, un rilievo che nasce proprio dal fatto che mia moglie si era ammalata di sclerosi multipla. Io come medico confesso che mi sentivo abbastanza inadeguato a darle delle spiegazioni a casa, perché è una malattia molto complessa e probabilmente con tanti fattori causativi, quindi un puzzle che non è ancora stato composto oggi che ci stiamo parlando. E quindi mi sono messo a studiarla, e studiando mi sono accorto che mi addentravo in un mondo che in parte conoscevo molto bene, che io mi sono sempre occupato di malattie vascolari e capivo che c'era una grossa componente vascolare che fino a quel momento era stata così non vista, ma non tanto perché non ci fossero le competenze, ma perché era un qualcosa che era al di fuori del cranio, quindi quasi tutte le ricerche su questa malattia erano all'interno del cranio e io queste irregolarità le ho trovate fuori. E in pratica, per spiegarlo facilmente, non sono altro che dei blocchi di flusso che ci sono nelle vene giugulari e in altre vene che invece drenano il midollo spinale, e quindi c'è un ritardo nella pulizia delle tossine e dell'anidride carbonica nel tessuto del sistema nervoso centrale, e questo diventa un facilitatore della neuroinfiammazione, non è che sia la causa, però è un grosso facilitatore. E quindi, intervenendo lì, perché questo è interessante, che lei ha scoperto anche un modo per ridurre la portata di queste malattie e forse anche di eliminarle del tutto. Beh, adesso questo è attribuire un po' tanto. Diciamo che abbiamo capito una cosa: per quello che riguarda questa malattia abbiamo fatto uno studio che è stato supportato dalla Regione Emilia-Romagna per tutta Italia, che alla fine del procedimento della ricerca ci ha fatto capire che queste tecniche di sbloccaggio possono essere applicate solo a un terzo delle persone, però è già un grande progresso. Tanto sua moglie faceva parte di quel terzo. Fortunatamente sì. Ed è guarita? Sta bene? Beh, adesso guarita è difficile utilizzare questo termine, perché però posso dire che è dal 2007 che sta bene, quindi sono 16 anni che non ha più gli attacchi che aveva prima, ma in questa compagnia, diciamo, molte persone che sono sottoposte per via sperimentale a questo trattamento, che sono stati seguiti da dei neurologi, fra cui appunto il dottor Salvi, che era un neurologo di Bologna appena andato in pensione, e hanno beneficiato di questa patologia, così come i due terzi invece purtroppo non hanno avuto lo stesso tipo di evento favorevole. Però è una linea di ricerca che va ancora sviluppata e deve generare altre ricerche, se buona, e questo io spero. E lei ha, insomma, diciamo che ha testato la prevenzione e la cura di queste patologie, e non soltanto su sua moglie, su alcuni, anche alcuni nomi famosi, no? Credo che il nome di Nicoletta Mantovani in Pavarotti, che non sapevamo, ma soffriva anche lei di sclerosi multipla e che ha tratto beneficio dal suo intervento, sia stato importante, no? Per far conoscere anche il suo lavoro. Sicuramente sì, Nicoletta ne ha parlato tante volte, ecco, di questa esperienza che ha avuto con noi e anche dei forti miglioramenti e del miglioramento delle sue prospettive personali di vita, della sua qualità della vita, che le permette sempre di andare avanti e indietro per il mondo con la sua fondazione Pavarotti, e quindi riesce a sottoporsi a un lavoro anche faticoso. Anche lei è un grande amante di viaggi, eh? Sì, anche a me piace molto viaggiare. Mi piace il suo essere indomito, perché, lo dobbiamo dire, anche lei soffre di una malattia neurodegenerativa. Sì, io ho una malattia rara, rarissima, sì, cui poi siamo così pochi che ce l'hanno, che proprio siamo anche lontani dal capire. Presumo che sia un qualche cosa che mi sono preso in sala operatoria pungendomi con un virus, che però sul mio
patrimonio genetico aveva una, diciamo, un'influenza negativa, per cui, diciamo, a un certo momento i movimenti fini e la forza delle mie mani sono venuti meno, quindi ho dovuto abbandonare la chirurgia attiva. Ah, e questo credo sia un grande dolore, no? Un grande sacrificio per un medico. E nello stesso tempo la malattia l'avrà aiutata ad essere ancora più empatico come medico e più sensibile. Ma in questo devo dire la verità che lo ero dall'inizio, perché è stata una scelta molto forte quella di dedicarmi alla medicina. Quindi in quello non, ero sensibile anche comunque anche prima, secondo me. Diciamo che sono diventato molto più tollerante, ma in generale questo. Prima ero decisamente più intollerante e adesso sono molto più paziente. Più paziente anche con i colleghi che si sono opposti alle sue ricerche. Tutti i pionieri hanno sinceramente oppositori ed è vero anche che girano strani guru nel campo medico che pretendono di avere soluzioni miracolistiche. Lei ci ha parlato di ricerche, di studi, di team, insomma, asseverati da un punto di vista scientifico, quindi, e poi è stato molto prudente, insomma, nel parlare dei suoi risultati. Però è stato difficile anche dover sempre dimostrare, doversi difendere? Sì, è molto. Sì, molto. C'è stato anche un periodo in cui, diciamo, che l'attacco era quotidiano, anche con esposizione mediatica, che sinceramente non lo amavo molto, perché era un turbamento alle ricerche che si stavano facendo. Io immaginavo che avremmo dovuto rendere conto di quanto abbiamo fatto alla fine dei percorsi o comunque durante le tappe, e invece già lì c'era una grandissima pressione. E questo è stato molto difficile, però sono sempre stato molto paziente, devo dire la verità. Questione di carattere? Ma è un carattere che si è forgiato nel tempo, ecco. Senta, professore, il suo motto, ha scritto, ha detto, insomma, sognare, osare e rendere possibile. Infatti hanno scritto un libro anche su di lei che si chiama Sogni coraggiosi. Il sogno qual è e il coraggio da dove viene? Allora, lì sogni coraggiosi è un po' alla fine una crasi di sognare e osare. E in realtà era l'acronimo dello studio. Lo studio si chiamava Brave Dreams, che vuol proprio dire sogni coraggiosi, ma voleva anche dire utilizzare il drenaggio cerebrale contro la sclerosi multipla, cioè migliorare il drenaggio per poter, diciamo, migliorare la malattia. Ed era un sogno coraggioso, cioè lo è tuttora, perché era sicuramente un osare, un qualche cosa diverso da quello che è scritto nella scatola, per cui questa malattia viene considerata una malattia autoimmunitaria, pur senza averne le prove, perché non è ancora stato trovato nessun anticorpo specifico o qualche cosa di specifico della malattia. Sicuramente è una malattia che recluta le cellule immunitarie, questo lo sappiamo, e sicuramente anche il mantenere delle tossine che non vengono, diciamo, pulite nel tempo previsto, lungamente negli anni, all'interno del cervello, non è un fatto che possa ridurre la componente immunitaria, è sicuramente un fatto che partecipa, questo è il mio credo. Poi naturalmente ci sono quelli che hanno delle opinioni diverse, ma le ripeto, la ricerca va avanti. E ci vuole coraggio. Sì, ma io lo affronto con entusiasmo, prima di tutto, così come anche i miei collaboratori più giovani l'hanno sempre affrontata con entusiasmo e coraggio, e andremo avanti. È bello che ci siano collaboratori giovani, non vanno tutti all'estero. Ma anche questa qui è, secondo me, una cosa che andrebbe un po' corretta. Bene. E diciamo le cose come stanno. Sul tavolo tutti gli anni rimangono parecchi milioni di euro che gli italiani non si prendono dai fondi europei per la ricerca. Ora, se i nostri giovani fossero stati educati a creare dei progetti e andarseli a prendere, non avrebbero nessun bisogno di andare via. Sa che cos'è la prima cosa che ti fanno quando arrivi negli Stati Uniti? Ti dicono: questa è l'application, la domanda che devi fare al governo per avere i fondi della ricerca. Se ce li avrai, avrai il tuo stipendio per i prossimi, non so, 3 anni. E se sarai bravo, poi noi ti assumeremo. Questa cosa si potrebbe fare tranquillamente anche in Italia, inserendo, per esempio, nei dottorati di ricerca in queste scuole superiori nostre,
anche un insegnamento su come ci si va a prendere i fondi, che è il rendere possibile, cioè il terzo tempo della ricerca che lei prima ha citato. Mi piace il suo, e diciamole le cose come stanno, perché è un suo stile e ho apprezzato molto, non solo che lei sia stato in prima linea in ospedale, spesso i luminari, soprattutto se sono un po' impediti, insomma, nelle loro funzioni, parlavano tantissimo di Covid, ma dai loro studi lei è sempre stato in prima linea, insomma, nei momenti più terribili della prima ondata del Covid. Ma si è anche molto adoperato per ragionare sulle cause e mitigare gli effetti degli vaccini, delle avversità portate dai vaccini, perché qualcuno negava anche che ci potessero essere alcune, seppur rare, avversità portate dai vaccini. Beh, quello è stato un momento terribile, perché è stato nella primavera del 2021, in cui finalmente i vaccini sono stati disponibili e in cui hanno cominciato a segnalare delle morti sospette. E lì, sinceramente, io mi immagino che il cittadino comune non si sentisse sicuro, perché anche le risposte che venivano date dall'Agenzia Europea Italiana del Farmaco erano assolutamente incomprensibili. E dobbiamo alla Procura di Gela, è un magistrato, una donna, che si è trovata con i primi casi di morte sospetta, che ha istituito una task force dove c'erano 12 esperti molto bravi, scelti ognuno per la sua parte, e lì, avendo anche a disposizione a Catania, in medicina legale a Catania, una sala settoria, vi ricordate che erano anche proibite le autopsie dal Ministero, mentre lì, fortunatamente, essendo per motivi forensi, potevamo finalmente farlo e avevamo a disposizione a Catania una sala sicura che non avrebbe dato, diciamo, difficoltà per la diffusione del virus. E quindi lì abbiamo potuto lavorare e veramente in 3 settimane di lavoro intenso siamo riusciti a capire come, quando e perché può creare la morte il vaccino. Pochi casi, 3 casi per ogni milione di persone, ma soprattutto siamo riusciti a capire qual è sono i sintomi, gli esami che devi fare. E prevenire. E prevenire con una cura che, se adottata tempestivamente, salva le vite. Senta, lei è un personaggio veramente, una volta poi parleremo della sua passione per i viaggi, insomma, anche lì da un po' da indomito, perché non deve essere facile, anche agevole con certe patologie addosso, spostarsi avanti e indietro per il mondo, ma lei è un grandissimo appassionato, scrive anche poesie, tra l'altro. Sì, beh, quelle le ho sempre fatte in tutta la vita, ma sono come degli appunti, cioè degli appunti di cose che mi capitano. Quindi che mi sento. Sta dicendo che lo scienziato non deve perdere la sua parte umanistica. Quella è la più grande perdita, specialmente se è uno scienziato medico. Se perde quello, perde la molla, perde tutto, perde il contatto, perde l'affidabilità, perde tutto. La visione dell'uomo deve essere completa. Ma soprattutto perde anche la molla, e perde di vista un altro punto che secondo me è molto importante. Molta ricerca viene fatta solo in provetta, senza che vengano attribuite volti alle cose che stiamo analizzando. Invece tu capisci qualche cosa quando un certo esame tu lo attribuisci a un caso clinico. È quello che ti fa capire, che ti dà, diciamo, l'interpretazione. È sempre l'uomo che te la dà, non è solamente la provetta. Sì. In provetta adesso si costruiscono anche gli uomini. Beh, insomma, questo mi sembra che a certe volte ci andiamo a spostare un po' da quello che sono i nostri compiti, perché non vedo l'utilità di dover fare queste cose. Beh, quando Faust qualcosa avrebbe da insegnare, visto che lei è un uomo appassionato di lettura e di scrittura. Ma nell'approccio umanistico c'entra naturalmente l'arte, e lei è diventato un detective medico nell'arte. Questa è una cosa veramente strana e rara. Questo titolo, Nascoste nella tela, fa abbastanza sobbalzare, perché vediamo uno splendido e celeberrimo dipinto di Leonardo da Vinci. E lei, in alcune delle opere più celebri della pittura, è riuscito ad individuare le patologie che probabilmente avevano i protagonisti di questi quadri e che sono state ritratte con realismo e grande fedeltà dagli artisti. Come le è venuto in mente?
Ma ecco, questa non è una cosa che mi è venuta in mente. In realtà quei quadri lì io li conoscevo sin da ragazzino per colpa, tra virgolette, di mio nonno, che mi aveva regalato una raccolta che si chiamava I Maestri del Colore, una raccolta editoriale pazzescamente bella, che c'era negli anni 60, alla fine degli anni 60, inizio anni 70, e lì ho cominciato a vedere i quadri, poi mi portavano sempre alle mostre o in giro per i musei, quindi erano quadri che conoscevo benissimo. E poi, quando sono diventato medico, dopo una decina d'anni, e quindi maturando un'esperienza, ho cominciato a vedere le malattie nei dipinti che avevo nei miei occhi da tanto tempo, ma che i miei occhi non potevano vedere perché non avevo fatto quell'esperienza. Per esempio, la celebre, forse il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo. Non mi ero mai accorta che ci fosse un bozzetto. Una cisti, potremmo dire, proprio un po' rozzamente, sì, alla base del pollice. Però adesso che lei me l'ha spiegata, si vede benissimo. Beh, quella è colpa di Leonardo. Cioè, Leonardo ha fatto questi occhi incredibili che ti magnetizzano e tu rimani estasiato dal vedere, proprio un bello estatico dal vedere il volto della Gioconda e non vai a vedere dei piccoli particolari come può essere una cisti, che magari lei si era procurato ripetendo i movimenti al tombolo, del cucito, del ricamo, che erano tipici delle donne di quell'epoca. Oppure la Bezzabea di Rembrandt, una delle poche donne nude, che tra l'altro protagonista, insomma, di racconto biblico, che ha un'ombra sul seno, no? Che si dirama fino sotto quelli che noi potremmo dire appunto i linfonodi, cioè, e quest'ombra scura non può essere una macchia, chiaramente, perché è fatta ad hoc. E lei ci ha fatto un sacco di studi, cioè non è un'intuizione quella per cui ha capito il male di cui soffriva quella modella. Sì, perché in realtà era una malattia che avevo visto. Poi ci fu uno studio di alcune ricercatrici olandesi che stabilirono che per vedere Rembrandt, per vedere e utilizzare quel colore o un colore di quella tonalità, doveva aver avuto una patologia che poteva essere solo al massimo 3 mm di profondità. E quindi escludendo il cancro, escludendo tutta una serie di patologie che erano state attribuite a questa Bezzabea, inoltre un secolo di disquisizioni anche nelle riviste mediche. Pensate che Bezzabea dalle donne dell'emisfero australasiatico è il simbolo delle associazioni delle donne mastectomizzate, quindi per dire che quanto ho utilizzato quest'icona di questo quadro di Rembrandt al Louvre. In realtà allora ho pensato che potesse essere quella malattia, ma era molto rara, cioè io in più di 30 anni l'avevo vista solo due volte, finché un bel giorno bussa alla porta del mio ambulatorio questa volta un maschio, un infermiere preoccupatissimo perché aveva questo dolore con questa stria bluastra ed era identica, ma identica. E che cos'era? È una malattia che si chiama tromboflebite di Mondor. E quindi niente. Che si può curare? Si può curare, infatti lui è stato curato benissimo, si cura molto facilmente, però gli feci una foto e di fianco quella del Rembrandt 400 anni dopo erano praticamente gemelle. Senta, Caravaggio, che ovviamente è una leggenda, ci ha regalato diverse versioni di Bacco, Bacco o Bacchino, no? Sono sempre questi giovani efebi, bellissimi, rosei, paffuti, sorridenti. Alcuni. E poi c'è il Bacchino malato, che invece è un po' ingobbito, e poi è così pallido, cerulo, con questi occhi segnati, le labbra livide. È malato di che? Ma allora, secondo... cioè lui è sicuramente anemico e su questo non c'è nessun medico che possa avere alcun dubbio. Però se uno, diciamo, zooma molto bene sulla mano che tiene della frutta abbastanza disadorna, di questo Bacchino, perché per esempio le frutte del Bacco sono coppe di vino, frutta bellissima, il Bacchino invece ha una frutta quasi un po' di scarto, e vede l'unghia è quello che noi medici chiamiamo un segno patognomonico, cioè un segno di malattia,
che sarebbe il morbo di Addison, che vuol dire una insufficienza del surrene. Per cui dopo sei anche molto debole, diventi scuro, quindi hai questa alternanza fra questi colori bianchi pallidi dell'anemia e questa pelle un po' bronzea scura. E quindi dopo, questo è tutto molto ben spiegato nel libro, Mi sto dilungando. Poi sono tantissime le opere d'arte in cui insomma ci si stupisce riconoscendo dei segni che tu non avevi notato, ma non è solo uno sfizio, un vezzo questa sua ricerca, perché lei la utilizza anche per spingere i giovani medici a essere molto attenti ai segni del corpo, ai dettagli, no? Assolutamente, tant'è che ho istituito un corso di medicina d'arte che è in realtà opzionale, però la soddisfazione è che il 95% degli studenti lo fa. E questo per me è molto soddisfacente, hanno tante anticipazioni, ma intanto però cominciano ad avvicinarsi all'idea di notare, di concentrarsi sulla figura dell'uomo, di avere l'uomo e la donna, diciamo, al centro della loro attenzione medica. È proprio un'educazione anche all'attenzione dei loro particolari o delle cose che ti possono raccontare, che è fondamentale. Sì, ma è anche un grande aiuto a guardare l'arte, che non è soltanto ideale. In realtà tutti i pittori, anche quelli che ricicciavano stilemi classici, avevano dei modelli a cui ispirarsi, ed erano uomini e donne. Assolutamente. Senta, perché l'hanno fatta grande ufficiale al merito della Repubblica, secondo lei? Ma, qual è il suo più grande merito? No, alla fine non so in che cosa posso caratterizzarmi, se non con la volontà, la serietà, la voglia, l'entusiasmo con cui faccio e ho fatto le cose di cui abbiamo parlato fino adesso, ecco. Poi ci sono stati anche altri episodi, per esempio ho guidato gli esperimenti in orbita dell'Agenzia Spaziale Italiana con Samantha Cristoforetti. È un collage un po' di cose, penso, che alla fine abbiano portato alla proposizione. E qual è la sua canzone? Beh, la mia canzone che mi sento adesso è Dancing Queen degli ABBA. Perché? Ma perché mi dà un senso di evasione, mi dà quando la sento, la sento sempre volentieri e mi sento esattamente come ero in quelle epoche quando l'ascoltavo, quindi alla fine dentro di me poco è cambiato. E la vita è la realizzazione dei sogni della giovinezza, diceva Giovanni Paolo II, no? Del sogno della giovinezza. Che cos'è che le dà questa visione della persona e questo slancio anche a sopportare i guai della vita? Ma alla fine io sono stato molto influenzato dalla lettura di Freud e soprattutto dalla lettura di un caso clinico, il suo primo caso clinico che mi aveva particolarmente colpito mentre facevo il liceo, perché era una donna cieca che in realtà non era cieca. Freud capisce perfettamente da medico che lei ci vede perfettamente, ma alla fine lei non è consapevole della visione per un trauma. Quindi la ipnotizza, riesce a impadronirsi del trauma che le causa la cecità e da lì riesce a guarirla. Quindi in questo ci sono riassunte tante cose. Intanto, diciamo, io non potevo sopportare che una persona per un'ingiustizia non potesse avere uno dei sensi più belli, come può essere la vista, che ci permette di approcciarci a tutto quello che è attorno a noi. E secondo, l'innovazione di poter pensare un qualche cosa di diverso per affrontare un problema che in quel momento non era affrontabile. Quindi ci sono tutte queste cose che alla fine hanno rappresentato il sogno che io avevo, da cui sono rimasto fedele, anche se dopo si è variegato per forza di cose nel tempo. Però nel suo significato essenziale è rimasto lo stesso. Grazie e andiamo con gli ABBA. Grazie a voi.